Mercoledì 17 agosto 2022 si sta tenendo in questi minuti il primo allenamento ufficiale dell'SD Taurisano 1939 in preparazione della stagione 2022-2023. Tra poco ai microfoni di Canale Salento ci raggiungerà il mister Vittorio Botrugno. Poche ore fa è stato dato l'annuncio tramite il profilo Facebook ufficiale dell'SD Taurisano 1939, Vittorio Botrugno, il nuovo mister della squadra. Il mister ci ha raggiunti qui ai nostri microfoni, ai microfoni di Canale Salento. Innanzitutto tanti auguri mister per questo nuovo incarico. La prima domanda la facciamo appunto proprio sul personale. Ha già indossato i colori granata, la maglia granata da calciatore. Qual è l'emozione adesso di questa nuova avventura da allenatore? Innanzitutto è una grande emozione, grande soddisfazione poter allenare la squadra del proprio paese, della propria città, e quindi spero che quello che posso dire è che darò il massimo per questi colori, come ho fatto da calciatore, e nella speranza che il Taurisano possa ritornare nelle categorie che merita. Mister, un'altra domanda la facciamo riguardo la rosa. Naturalmente poco fa c'è stato il primo allenamento, abbiamo già assistito ad un altro, prima infarinatura, diciamo, ecco, tattica per quanto riguarda la squadra. Partiamo da una squadra nuova o partiamo da una squadra che si basa di più sulle riconferme per questa stagione? Ma diciamo che abbiamo riconfermato buona parte della rosa dell'anno scorso. E attualmente c'è un nuovo innesto che è Francesco Pellegrino, che ci darà ancora più esperienza con i compagni dell'anno scorso. E poi vedremo un po' alla chiusura del mercato se il presidente riuscirà, insomma, a portare qualche altro elemento nuovo per completare la rosa. Mister, ci lasciamo con una promessa ai tifosi del Taurisano, a chi ci sta ascoltando. Cosa può promettere, cosa vuole promettere per quest'anno mister Botrugno? Quello che mi sento di promettere è il massimo impegno sia mio che dei ragazzi sul campo. Usciremo con la maglia sudata fino all'ultimo secondo, daremo battaglia su tutti i campi nella speranza di fare un buon campionato. In bocca al lupo mister e tanti auguri ancora per questo nuovo incarico. Grazie, crepi il lupo.